baggiana cespugliosa. Come mi diverto, voglio farlo io la regia, fallo fare a me, fallo fare a me la regia. Ma perché non mi fai toccare quel maledetto sfumino, ho capito. Vabbè, comunque mettimi una base per favore, dobbiamo ringraziare il nostro Fabrizio, che sarebbe anche il fidanzato di Marzia, se non erro. Marzia, cioè tu, allora, in pieno stile Evolution, te ne freghi dell'onda, cioè, ti levi le cuffie e ti fai tu e che fare, tranquillamente. Sì. Con molta nonchalance, tu tranquilla, serena. Ringrazio il mio amore, Fabrizio. Ciao amore. Ah, tuo. Sì, mio. Adesso. Niente, è un saluto anche a mia nonna, che è rimasta sconvolta dalla trasmissione. Io in realtà gliel'avevo detto: mettete un mollino rosso, no? Ma sai, tipo quello dei film, no? È vietato ai minori, però questo è vietato proprio agli anziani. No, è vietato anche ai novantenni. Cioè, guarda, per fortuna noi... i miei non sono così vecchi, però. Ma meno male. Se no mi aspettavo una visitina a casa, tipo. No, no, sai cos'è? Che Calupano. Noi lo mettiamo. Noi a volte mettiamo quell'immagine, cioè, presente quei due pallini molto simili a quelli che vedi nei bagni, no? Cioè, sì. Quello per distinguere l'omino e la donnina. Sì. Molto spesso noi abbiamo la donnina con mano un bambino. Esatto. Con scritto explicit content. Ecco. Perché i contenuti sono espliciti, ma è questo, fa parte del nostro fascino. Giusto? Fanno anche cacare i nostri contenuti. Ma dai! Beh, ma magari, volete, qualcuno ne avrebbe anche bisogno. Ma, Gabriele, comunque tu sei il bello di Evolution. Io lo volevo dire, mi sono dimenticato di dirlo all'inizio. Ma e tu sei la bestia? Sì, esatto. Grazie, no. Gentilissima. Vabbè, mi hanno dato la bruttezza, ma quantomeno so, mi faccio ridere, almeno così dicono. Se io sono il bello e tu sei il brutto. Chi è Marco Agello? Cioè, tu hai un hai un giudizio estetico molto particolare con questo cappellino alla Sting che ti ritrovi. Vero? Aspetta, Marzia, non ti sentiamo, temo che ti abbiamo perso. Aiuto. Parla, prova a parlare. Prova, oh. Grazie, davvero gentile. Va bene, allora, ascolta, prima di seguire un secondo brano, sì, dato che il tempo ovviamente è quello che è, ci vuoi dire qualcos'altro riguardo la tua esperienza, appunto, che dovrei trasferirti a Valencia, se non sì, erro, no? Sì, per circa un mesetto, a meno che non mi eliminino prima. Bene, speriamo di no, come si fa? Possiamo votare anche noi. Allora, in realtà le prime votazioni sono mediante dei giudici comunque esperti, e nell'eventualità dovessi passare alla gran finale, allora speriamo. Sì, lì avrei bisogno veramente del vostro aiuto. Intanto però ho bisogno comunque del vostro supporto, perché potete seguirmi sulla pagina ufficiale Aim to Fame e sulla parte mia la marchetta. Dai, la marchetta, che stronzo, mi hai detto poco fa, fatti pubblicità, che cacchio vuoi. No, sono incoerente come una donna. Quindi pagina ufficiale Aim to Fame, entrate sul sito www.aimtofame.com, entrate sulla pagina Facebook Aim to Fame, entrate sulla mia pagina artista Marzia, entrate se volete anche sul mio profilo personale, anche nel mio anno, e lì vi oddio. E qua parte la querela. Vabbè, questa con le altre, guarda. C'è mio nonno già in polizia. Sì, anche con la carabina, sicuramente mi sto aspettando. È a piombo. Va bene, allora noi, per quanto possiamo, dato che comunque la famiglia di Evolution, ora te ne renderai conto, perché a 345, ora marchetto io, a 345-9339-370, Gabriele, che cavolo stai facendo? Il basso. Ah, ecco. Molto inquietante, molto inquietante. Arrivano gli sms, comunque i whatsapp audio, che per un po' apriremo la linea disadattati, dove ci sono appunto gli audio message degli ascoltatori. È una grande famiglia, quindi noi ti supportiamo al 100%, anzi molto spesso ti saluteremo nell'onda. Grazie, nelle puntate fantastico. Prossime ti seguiremo e ti... Allora, ragazzi, se c'è da mettere un click, prendete quelle dita e usatele bene. Iniziate a mettere click, sì, e mi piace, a manetta. Cioè, voglio dire, dovete mettere mi piace in qualcosa di inutile, mettete qualcosa di utile. Esatto. E aiutiamo una nostra artista nostrana. Anche perché, guarda, che bella è, guarda. Non abbiamo detto, ma che bella è, Fabrizio, non ti seccare, ma dobbiamo dirlo. Lei mi ha detto che sono una bestia, però... Cioè. Io sono la bella. Certo. Va bene, andiamo col secondo brano. Pupo, leviamo questa cavolo di base, usiamo e fa schifo. Ok, vai. Momento catartico Evolution, Marzia in Cardona col secondo brano. Solo un attimo per sì, sistemarci. Ok.
Non è uno scorreggio la sedia di Azelio. Occhio. Momento catarsi. When the night has come and the land is dark and the moon is the only light we'll see. No, I won't be afraid. No, I won't be afraid. Just as long as you stand by me. So darling, darling, stand by me. Oh, stand by me. Oh, stand by me. Stand by me. Every breath you take, every move you make, every bond you break, every step you take, I'll be watching you. Every single day, every word you say, every game you play, every night you stay, I'll be watching you. And darling, darling, stand by me. Oh, oh, stand by me. Oh, stand by me. Stand by me. If the sky that we look upon should tumble and fall, all the mountains should crumble to the sea. Oh, can't you see? You belong to me. I'm a poor age. With every step you take, every move you make, every vow you break, every smile you fake, every claim you stake, I'll be watching you. Every smile you fake, every claim you stake, I'll be watching you. Every smile you fake, every claim you stake, stand by me. No, vabbè, allora, Stand By Me ci può anche stare, ma la mia canzone preferita è per Blade to Take the Police, questa mi ha fatto impazzire. Io infatti cantavo, non ho voluto rovinare il bel momento, però con labiale cantavo. Fantastico. Appunto. Ma che bello è stato! Marco, scusa, io voglio ringraziare di nuovo Giovanni. Mincini, bravo Giovanni, no? Grande! Che tra l'altro, sì, è il chitarrista degli Echos, e tra l'altro voglio fargli pure un po' di pubblicità. Momentaneamente sta lavorando. Fanno anche musica con di merda. No! Sta lavorando anche con una nuova formazione, i Radio Velvet. Stanno facendo solo brani inediti. Ok, ma la prossima volta marchettiamo lui, però marchettiamo sì, te. Perché... Allora, dato che comunque il pubblico ovviamente lo richiede, parliamo 2 secondi precisi di una donna kazaka che con 20 centimetri di barba, donna barbuta sempre piaciuta, mia cara. Se ne frega, scusa. Allora, aspetta, volevo solo dire che c'è questa donna che ha praticamente ha fatto un sciame di figli. Sì, si può dire, nome, guarda che brutta. Aspetta, si chiama Mutktabor Tora Eva. È brutta. No, lo so perché ho beccato questa notizia e ne volevo parlare un attimino. Perché abbiamo una donna in studio, quindi ovviamente per ironizzare su questa cosa parliamo della donna barbuta. Mi sembra logico. Va bene, quindi Marzia, ti sei divertita, sei stata bene? Guarda, perché ora no, c'è il momento clou. Assolutamente no. Quindi non ti vuoi sentire da disadattati dal vivo? Non ma ci sì, credo. Ma dai! Allora andiamo con la nostra linea 345-9339-370, dove i più pazzi ascoltatori che abbiamo ci mandano i due messaggi. Andiamo! Ciao!
saluto a Marco Lazzarelli ad Evolution, a tutti gli amici di Evolution. Ciao. Saluto, grazie Marco della tua considerazione. Un bacio. Ma in considerazione di cosa? Sei tu che mandi audio message, cretino. Ciao a tutti. Io mi chiamo Concetta. Quindi... sono una grande fan del vostro programma. A me sembra Enrico Pasquale pratico. Volevo chiedere a Lazzarello se si mangia il maccherone con la crapa. Crapa. Ma sai che cos'è? Crapa che io la prendo la domenica e ce l'ammazzo per i miei nipoti. Ciao, potete Ciao. Presentare un poco meglio questo programma. Puoi parlare anche tu un poco meglio, per favore. Andiamo. Lazzarelli, ti ricordi quel favore che ti ho chiesto? Sì. No. Non lo farò mai più. Ciao. Ma cos'è il boccaciccio? Cioè, che cosa? Io non capisco. Oh mio Dio, sta arrivando, lo sento che arriva. Noi non lo voglio. Dore, a cara, buono sto va diesis. A posto, va, mettaci una canzone nuova, va. Fammi il numero dei 4 disgraziati Evolution, che ci dico faccio cos'è. Come Pronto. Sempre. Evolution, sono io, posso fermare l'ossessione. Sì. Cioè, perciò mi è giunta voce, ragazzuoli, mi è giunta voce. Che poi mi avete invitato chi da Mucina Sex che sta facendo The Voice, da Chisci Fattor, che ti manco mignoso come si chiama. E voi non volete far venire il vostro Carmelo, perché fai cacare. Molto bello, lei è brava, molto bene, ma io sono molto tranquillo, perché mi sento superiore. Ma a chi? Lei, a Mina, a chi? A Lady Mazza, a chi decava la mazza pure. Io non ho paura di confrontarmi con niente e con nessuno. Tu sei pazzo, bello. Però vi prego, non mi abbandonate, ma siete la mia unica fonte di successo. Ma povero! Ma meno male che lo sai. Come era l'impretazione? Abbastanza drammatica. No! Minchia, ho vinto. Chi se ne invita la settimana prossima? Ma guarda che stanza questo! Infatti! Gli ascoltatori sono malati, capito? Sono malati, no? Non ti inviteremo mai! Va bene, Marzia, allora noi naturalmente, noi di Evolution ti facciamo in bocca al lupo. Crepi tantissimo. Speriamo, insomma, che fai un culo così a tutti quelli che partecipano alla reality con te. Perché... Yes. Ma Gabriele, cosa vuoi dire? Che già ti vedo che con quegli occhi azzurri vuoi parlare. No, era Marco che mi fa segnali, non so che... Vabbè, se magari flirtate, siamo a 2 minuti dalla fine di Evolution, flirtate fuori. Ma che cavolo. Va bene, grazie naturalmente Giovanni, va bene, Pupo, andiamo, bravo. Grazie al nostro Giovanni Invincibile, chitarrista d'accompagnamento degli Echos e dei Radio Velvet, se non erro. Che memoria che ho, mangio tanto fosforo. Grazie naturalmente a Vincenzo Burrafato, la parte streaming che chatta con le ascoltatrici, si cucca tutto quello che noi coltiviamo. Ciao bastardone. Ciao. È stato un piacere anche oggi. Ma che bello è stato, ragazzi. Marzia, grazie per esserci venuto a trovare. Grazie anche a voi tantissimo. Speriamo, insomma, che veramente tu possa far bene a questo reality e che tutti apprezzino la tua voce come l'abbiamo apprezzata noi stasera. Porterò la mia tradizione siciliana anche lì. Ecco, bravo, fai sentire tutto il calore che abbiamo. Fallo sentire. Ma che bello è, Pupo. Spacca tutto. Spacca tutto. Naturalmente salutiamo i genitori di Marzia che hanno dovuto sopportare questo supplizio. Perché lei sapeva quello a cui andava incontro. L'ha detto, entrare nella gabbia di Evolution comunque è impegnativo. Molto. Però ecco, facci pubblicità anche tu, rugliata. Guarda, fino alla fine se l'è tenuta, ma se dovevo per forza. Almeno un insultino te lo dovevo fare. Perché rugliata? Perché anche lei ci deve fare pubblicità. Io non dico a Valencia che non ci conosce nessuno, anche se ci arriviamo col web su Spreaker.com. Lo farò senz'altro. Benissimo. Grazie naturalmente al bello di Evolution. Grazie al bello di Evolution, Gabriele Incardona. Grazie anche a te, Marco Lazzarelli. Grazie al Teletubbies che non è venuto neanche questa volta, ma appena viene una sorpresa per lui magari riesco a ingolosirlo. È il Grinch. Grazie al magico The Magician Fufazello, DJ alla regia. Ma grazie soprattutto a tutti coloro che chattano con noi sulla pagina di Facebook. Da Lazzarelli è tutto, ci risentiamo giovedì prossimo naturalmente a partire dalle 22. Vi lascio di solito con una frase volgare, stavolta vi dico invece: addormentatevi piano piano, fate la pipì a letto, cantatevi la canzoncina, stacca questa cosa, non ce la faccio più. Ciao!